Buonasera a tutti, sono Luigi Onara, cosa preferite per la battle versione Seahawk Global con la showcase di Cell in Rival, quindi in eventi lunghi, team Android, in questo caso ci siamo fatti semplicemente un Android 200%, un Android Cell Saga, i due Cell sono Ability Free, SC17LR Ability 1, 18-16 Ability Free, 19-20 Ability 2, che tra l'altro 19-20 è una delle mie nuove unit preferite. Qua abbiamo abbastanza link di merda. Quindi farei così. Non è cambiato nemmeno nulla. Quindi mi attacco al tramo. Ho avuto un pochino di sfiga nelle orbe. Vabbè. In realtà dovrebbe lanciare la special. Esatto. Ci siamo caricati abbastanza. Niente addition, va bene. Era partita la guardia. Ok, era partita la guardia. Andiamo così, così e così. Anzi, no, non mi interessa caricarmi il Dokkan. Beh, si tratta soltanto di caricare il Dokkan, andare tutte quelle orb. Mentre noi vogliamo andare in Dokkan contro il fisico, possibilmente. La GL sarebbe proprio... Ribidine pure, grazie. Molto gentile. Diciamo 20 contro il Vegeta Event sono davvero buoni. Purtroppo non tankano, almeno non Ability 2, la fase finale pugni pre-special. Però sono comunque una unit che preferirei giocare prima rispetto a qualsiasi altra. Tranne SC17, infatti vi dirò. Le turnazioni che più mi interessa tenere sono queste. Cioè, so che la turnazione migliore è con Selint, ragazzi, lo so. Però vi dirò la turnazione migliore game wise, a mio avviso. Questo semplicemente per avere una run molto spedita e con pochissimi problemi sono queste due che vedete adesso. Tranne nella fase STR e nella fase Int. La fase Int è un pochino la rottura di scatola. Sinceramente. Però la turnazione SC17 Cell, 19-20 Cell in questo evento vi garantisce troppo vantaggio. Davvero buona. Se lo farò vedere il perché. Se nulla togliere a Selint che andrà a potenziare entrambi i cell intorno. Però Selint le busca. Oddio, quale busca un pochino anche loro due, però ci può stare. Oddio, non è detto però la fase 2. La fase 2. Non è detto che la buschiamo. Infatti 4 milioni. Ok. Andiamo di perfect finalmente. La fase STR può tankare anche in posizione 1, tranquillamente. Altrimenti lo teniamo così, tranquillissimo, tanto non ha più effetto Kaioken, non ha più motivazione di correre ogni turno per la special. Andiamo, con buffer arriva a 4 milioni sto robo. Okidoki, allora. Altra perfect form. Andiamo così, così e così. Fase Tech è una delle due fasi che è come se non esistessero.
Pianto più PG che le tankano bene. E gli unici di colore opposto fanno questo. Ability free link bassi, eh. Lui può diventare. Allora, se sono intelligenti, se l'int me lo fanno con qualcosa giocato in posizione 1, tipo contro un nemico alla guardia. Oddio, la guardia sarebbe esagerata, però damage reduction o roba simile. Se sono intelligenti, me lo fanno così l'esa. Così siamo a posto per la turnazione. 3 milioni 8. Quindi 7. Qua farà male. Minchia, molto più male del previsto. Molto più male del previsto. Ma si dà molti meno danni. No, qua mi devo ricaricare un po'. Qua ci dobbiamo ricaricare un pochino. Invece l'ho fatto molto più male di quanto temessi. A memoria, salvo che non ce la becchiamo sotto sella, in te non dovremmo aver troppi problemi di tankare questo turno. A memoria. Ci dovrebbe fare tipo 120.000 danni, se c'è 17 carico. No, 110. Più o meno ricordavo bene. Ok, la special è in fondo. Difesa. Ok. Dobbiamo tankare quindi in realtà. Special in fondo che non penso sia minimamente un problema. No? Sti cavoli, non tanchiamo un cavolo. Cosa avevano? Aumento. Oh, più ho speso, più fortuna. Ok, però ci ricarichiamo di abbastanza facendo così da non morire con la special su 16-18, direi. Oddio, in realtà in un universo parallelo lo shotteremmo ora. In un universo parallelo. Post. Special, non so se è guardia attiva. No, super efficace attivo però. Ha super efficace. Non so doppia special se ci permette di tankarla a doppia cifra. Non penso, salvo che non ci sia la guardia attiva. La guardia attiva forse sì. No. C'era guardia attiva ma no. Ragazzi, sempre sulla storia se. Wow. Andiamo così.
Ok, quanto carichiamo? 3 milioni. Che tocca andare schifo. Non ci fulliamo neanche gli HP, detto come l'ho detto. Non ci fulliamo neanche gli HP. Allora, adesso bisogna sperare che non faccia un truppettacchi a turno 1, perché... Ah no, in realtà... Dovrebbe... Noi la prossima fase la tanchiamo benissimo finché fa attacchi turno seconda e terza posizione. Seconda e terza posizione, no pro. Insieme. Invece fa gli attacchi esattamente dove non dovrebbe farli. E io lo stascio. Proprio me ne fotto altamente. Tanto ho portato gli oggetti proprio pensando a quali erano i migliori per questo team. Lo stascio funziona da Dio. Ora mi rifulo un po' gli HP con lui. Perfetto, doppia special, doppia ricarica. E poi gli faccio un po' di danno con Sella GL. Prossimo turno, l'inizio lo tanco con... Cavolo, 6.200. Abbiamo attivo il mio. Complimenti, avrei preferito vedere un'altra special, ma va bene. Ora, in sto turno, gli tanco tutti gli attacchi iniziali, buono. Con SC17 abbiamo loro. Praticamente una di full HP. Tanco danno, non so cosa faranno. Tanto la special la tancheremo tranquilli. Io ve lo dico. Special la tancheremo tranquilli. Cavolo, che sfiga. Ok. Voglio tranquilli, abbastanza tranquilli. K è più che tranquillo. Ok, ottimo. Finalmente un po' di special. Perché? Vabbè, per arrivare in carica così poco. Inoltre 16-18 non è che siano il miglior buffer del mondo in confronto a 19-20. Perfetto. Ah, guardia attiva però. Abbiamo tankato bene. Ok, può andare poco storto anche se ci becchiamo 100.000 danni. Buona parte li recuperiamo con la special. Se poi ci lancia una special, la assorbiamo e chiudiamo col mio sella. 121, era calcolato. Però finché è un attacco solo, zero preoccupazione. Come vedete, tanchiamo. Poi io chiedo la special, fammi la special, no, niente special. Ok. Dovremmo essere la GL ora. Ok. Abbiamo sta GL. Allora. Ah, proprio cattiveria pura, mi dicono dalla regia. Allora. Andiamo benissimo in questa cattiveria. Poi i danni li becchiamo però, eh. Senza buffer ci fa qualche danno il pugno, non l'ho previsto. Ok. 200K, non penso di più. 150 200 totale circa con anche i pugni alto. Ok, i pugni di sto qua fanno 70K sul 1920. Importante come cosa per calcolare. Scusate, tanto userò un ottone, ragazzi. No, non è detto che serva l'ottone perché dovremmo avere attiva la passiva 1920. Dove della special. No, sti cavoli. Ah, proprio. 1, 2, 3. Che peccato, ragazzi. Cioè, mi dispiace col cuore perché se avessimo avuto due attacchi e non tre, abbiamo detto 4. Avrei lasciato 19-20.
Però è comunque comodo adesso perché vediamo. Andiamo alla rage. Il buff cell. Che è una bella rage. Cioè qua dovremmo caricare. Se riusciamo a lanciare le special magari. Vabbè. Avremmo caricato circa 2 milioni crittati a special, per farvi capire. 2 milioni e 6. Non era malissimo come cosa. No, non l'avevo ancora vista. L'animazione di non lancia special. Sono due pugni. E non lancia special. Perché altrimenti lo vedremmo. Ok. Due pugni non special. Lo posso tranquillamente contenere. 60. Saremmo forse rimasti. Abbiamo comunque la recovery, ok, è importante saperlo questo. A questo punto però non l'avrei voluta la recovery, perché vabbè usiamo mottone. Andiamo mottone, tranquilli. Tanto prossimo turno siamo abbastanza tranquilli, abbiamo SC17. Cell SC17. Non ci penso, quindi. Ah, vabbè, pure guardia attiva. Vabbè. Sì, abbiamo anche l'altra di rage, giusto? Abbiamo anche l'altra rage. Ok, che va esattamente come l'altra. Lui non si calma mai in realtà nell'anime. Cioè nell'anime vomita 18. Ok, accetto. Ok. No, peccato. Ma è da calcolare che puoi evitare questo qua. Se non ti chiami Cooler STR evita. Cooler non ce la fa evitarlo. Cavolato nero proprio. Ok, qua possiamo beccarci la special dove capita. Però fidava, vabbè. Faccio la lancia su SC proprio. Ah cavolo. Che avevo visto questo. Questo è un problema. Potrebbe essere un grave problema il fatto che non avevamo orb decenti e non l'ho notato. No, non lo ha. Adesso ho buttato il turno, ma oltre quello nessun problema, un po' buttatino, ma ci sta. Ok, abbiamo ancora attivo ottone, quindi non dovremmo crepare neanche sotto. Ah vabbè, proprio gile regalato, va bene, grazie. Grazie mille. Però ci dà il death down. Così da anche se l'assorbiamo, ok. Lo so più intelligente che togliesse il debuff perché non ha molto senso che assorbo, manca qui il debuff.
Vabbè, non ci hanno nei momenti neanche pensato che scommetto una cosa simile, cioè è troppo, tra virgolette, nuova la meccanica dell'assorbimento così, e sono da poco, PG che hanno grande special. Prima era una cosa, se mi dicevo counter, adesso invece sono proprio degli annullamenti che fanno la tua. Ok. Nient'altro ragazzi, ce l'abbiamo fatto. Ma come vedete, offensivamente Cell sta sopra Gohan in una maniera imbarazzante, cioè fa molti più danni di Gohan. Davvero molti più danni di Gohan. Difensivamente sta sotto. Difensivamente sta sotto, ma non perché Gohan ha chissà quante difese, ma perché la guardia. Il che lascia pensare, se esistessero degli eventi che annullano la guardia, e possono esistere per il fatto che esiste come passiva l'annullamento della guardia. Se vi ricordate, ci sono dei PG che annullano la guardia. In quel caso, Gohan crollerebbe mortalmente. Cell avrebbe più possibilità perché può raggiungere livelli difensivi molto più alti. Però, finché non esisterà un evento simile, Gohan difensivamente starà sopra Cell. Di sicuro. Detto questo, vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.